ragazzi, guardate il rullo pattino. Guardate, oddio! Ciao ragazzi, allora questo è il mio monopattino spillo, anzi quello che ne rimane del mio monopattino spillo, con driver esterno da 36-48 volt, batteria 36 volt, motore da 24 sovralimentato a 36, ho messo un nuovo acceleratore, l'avevo tagliato in mezzo perché usavo questa barra per fare monopattino ultralungo, adesso ho un nuovo progetto. Allora smontiamo il monopattino, perché ragazzi ho smontato il monopattino, ho recuperato questo pezzo di scatolare 30-30, anzi 33-33 e un po' di bulloneria. Poi mi sono procurato 4 ruote di Kid Car con un asse e poi questo fermo che vedrete a cosa servirà. Adesso devo attaccare la barra lunga alla parte anteriore del monopattino. Ok, ho montato la trave nella parte anteriore con quel bullone a quello che resta dello spillo. Adesso nella parte posteriore andiamo a crearci una struttura con queste quattro ruote da Kid Car. Ok, ho montato l'asse posteriore, ho incolonnato le quattro ruote e le ho connesse a questo pezzo di scatolare. Adesso lo attaccheremo allo scatolare principale. Quello è un 33-33 ed entra perfettamente nel 40-40. I fori sono allineati. Attacchiamo l'asse posteriore a questa assurdità. Ok ragazzi, ho completato la costruzione di questa cosa assurda. Monopattino spillo sezionato, allungato di 3,5 metri. E ho agganciato le quattro ruote della Kid Car nella parte posteriore. Sì, devo ancora mettere il bullone, non ci sono riuscito, ma vi prometto che per il test lo monterò correttamente, o anche no, facciamo un test con un fattore pericolo che mi piace. Che ne dite? Carino? È abbastanza pazzo? Scrivetelo nei commenti, dite qualcosa, vi prego. Cosa è successo? Campioni del mondo! Siamo riusciti! Ci siamo riusciti! Ciao ragazzi, abbiamo creato il rullo pattino, il mio monopattino ultralungo è diventato ultralungo rullo! Quattro ruote di Kid Car, una figata ragazzi, sono orgogliosissimo di questa mia creazione, è fantastico, non serve a niente, però è fantastico. Adesso lo testerò per voi, ovviamente va solo dritto. No, in realtà può anche girare. Però posso usare la retromarcia se non sbaglio. Retromarcia! Diciamo che la retromarcia funziona così, adesso facciamo l'avanti marcia, è molto facile. Ok ragazzi, fatevi mettere l'avanti marcia. Ok, avanti marcia, corpo e samba, corpo e samba, corpo e samba. Ok ragazzi, il monopattino corpo e samba ha avuto la sua evoluzione, questa sarà la sua forma massima. Oppure no? Ciao belli! Ci sei? C7, vai! Ragazzi, guardate il rullo pattino! Guardate! Oddio! Aspetta, aspetta! Retromarcia! Il rullo pattino! È arrivato il momento di parcheggiarlo, è troppo pericoloso. Ciao ragazzi, al prossimo progetto, se sopravvivo al test di questo coso.